tutti con gli occhi puntati all'insù questo pomeriggio tra le province di Bari e Bat, in occasione dello storico ritorno in Puglia delle Frecce Tricolori. Un'iniziativa che sta coinvolgendo tutte le regioni italiane nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni della fondazione dell'Aeronautica Militare. La pattuglia acrobatica nazionale ha fatto prima tappa a Bari, portando il suo saluto alla città intorno alle ore 15. Il rombo dei jet della pattuglia aerea ha anticipato la tradizionale e caratteristica scia verde, bianca e rossa che ha colorato il cielo del capoluogo, regalando uno spettacolo da cartolina. Le frecce in formazione si sono spostate poi nel territorio della BAT, sorvolando anche il cielo di Bisceglie. Un rapido passaggio che tuttavia non è passato certo inosservato, neanche tra le decine di vacanzieri che nel pomeriggio affollavano le spiagge della città del Dolmen. Un evento storico reso possibile dopo il consenso del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il generale Luca Goretti, e anche grazie alla collaborazione di un bisceglese illustre come il generale Pasquale Preziosa. L'aeronautica vola da 100 anni, anche perché prima non era stato inventato l'aereo, e la sua futuribilità naturalmente sarà ancora più grande nello spazio. Quello che è importante è stata costruita un'aeronautica nel tempo grazie ai ragazzi e le ragazze di questo paese che hanno contribuito tantissimo naturalmente alla sua futuribilità. Il passaggio delle Frecce Tricolori era stato annunciato ieri attraverso i social dal sindaco Angelo Antonio Angarano, contento per questo particolare omaggio fatto alla città di Bisceglie. Io devo ringraziare il generale Preziosa, ex capo di Stato Maggiore, e il generale Goretti, che hanno consentito oggi alla nostra città di celebrare, partecipare a questa festa dell'aeronautica militare, a festeggiare questi 100 anni e soprattutto poi oggi noi inauguriamo anche Libri nel Borgo Antico, e quindi per noi è una soddisfazione doppia.